Un altro mezzo, qui entra più un discorso di educazione digitale, e quindi più a medio e lungo termine come strategia, è quella di proporre un punto di vista alternativo del mezzo. Ad esempio, i nostri ragazzi che guardano YouTube, noi sappiamo benissimo che guardano i gamers perché vedono un po' gli altri, come gli altri giocano, guardano i video musicali, guardano altri YouTuber, è ok. Ad esempio, una strategia è quella di proporre un mezzo alternativo. Ad esempio, quando io vado nelle scuole, soprattutto con ragazzini delle medie, di cui ovviamente le superiori sono già più svici, o fine elementari, e gli chiedo quanti di voi usano YouTube, e tutti ovviamente alzano la mano, perché figuriamoci chi non guarda YouTube al giorno d'oggi. Allora gli chiedo, d'accordo, ma quanti di voi guardano YouTube per viaggiare? Cioè, quanti di voi viaggiano con YouTube? Quanti di voi viaggiano nel tempo con YouTube? E così via. Quindi un punto di vista alternativo del mezzo, sia YouTube, che è lo strumento, che è la loro televisione tutto sommato, può essere utilizzata per viaggiare, per conoscere gente strana, perché no, nel senso buono del termine ovviamente, per viaggiare nella storia anche eventualmente, e così via. Ok? Quindi io non demonizzo il mezzo, perché ripetiamo che siccome loro mettono pezzi di vita, eccetera, eccetera, demonizzare YouTube significherebbe un po' come demonizzare delle parti di se stessi o dei pezzi della propria vita, perché loro poi ci mettono anche dei contenuti su questi social, ma semplicemente dire ok, va bene, YouTube, eccetera, eccetera, però facciamo anche un'altra cosa, vediamo insieme un viaggio, viaggiamo e così via, ok? Quindi questo è anche, è molto importante, prendi lo stesso mezzo ma cambi proprio prospettiva, allarghi gli orizzonti. Deve la scelta di video, perché su YouTube c'è di veramente. Esatto, il problema è la scelta dei video. Esatto. E poi diciamo che. Esatto. A volte può essere usato quindi più per divertimento, altre volte magari più per un apprendimento. Esatto, esatto. A me è capitato una volta, c'era un ragazzino che aveva avuto un debito di fisica d'estate, io ero via. Ragazzi, dice, sono disperato, non so come fare, era nelle superiori e mi sono fatto dire qual era l'argomento, che in quel caso erano i vettori della fisica, che lui non riusciva a capirli, gli ho trovato una decina di video di YouTube appunto selezionati, fatti da studenti universitari, quindi dal linguaggio e format molto vicini ai ragazzi delle superiori, quindi un linguaggio molto giovane e fresco, molto easy. Glielo ho passato e ho detto, guarda, segui questi video e vedi se ti può servire. Infatti poi mi ha ringraziato perché cioè, finalmente li ho capiti, ad esempio. Oppure un altro ragazzo, sempre delle superiori, che a un certo punto mi dice, sai Ivan, vorrei tanto che le lezioni della scuola fossero come i video di YouTube. E io ho detto, ah, perché i video di YouTube sono colorati, sono multimediali, c'è la musica, c'è... Per questo? E fa, no, perché da YouTube imparo tantissimo. Poi mi ha sparato. Imparo più da un video di 10 minuti di YouTube che da un'ora di lezione a scuola. Questo veramente ero a scuola, fortunatamente il professore non aveva sentito, però per dire la dice lunga, ok, su come i nostri ragazzi utilizzano il mezzo. Quindi a questo punto, perché no, proponiamoglielo questo punto di vista alternativo, considerando anche un'altra cosa, e questo è un discorso forse un po' di comodo. Nessuno di noi può fermare il digitale, non è neanche il caso di farlo, è il futuro, appunto, ormai il treno è partito già da un bel po' di anni. E via, allora a questo punto vediamo come fare per insegnare ai nostri ragazzi a gestirlo, questo digitale, è il loro futuro, è il modo in cui stanno andando. Quindi vediamo un po' come fare per aiutarli.